Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Era proprio necessario fare uno spettacolo sull'idiozia. Secondo me è una delle caratteristiche più notevoli di questo periodo, quindi mi sembrava importante farlo, anche perché la sensazione che ho sia nello spettacolo certo, ma anche nella vita, è che ci sia stato uno scadimento reale delle persone, ecco, e quindi in qualche modo andare a capire come questo scadimento è avvenuto, quali sono le ragioni. Si comincia molto da piccoli, come hai sentito nello spettacolo, c'è subito il bombardamento della stanza del bambino e poi c'è tutto il resto, poi ci sono i giovani, poi c'è la condizione di adulti ma senza coscienza, quindi in un certo senso è questa ricerca di questo scadimento della qualità delle persone. E poi la stanza, sì, del bambino, certo, invasione, i parenti, i zii, i cugini dei cugini, senza offesa, mai visti. Amicamenti, paroline, risatine, smorfie scimmiesche del bambino, ipotesi cancellata degli adulti, vocine strane, affettate, anche il nonno, diciamo così, vecchio stile, sì, il notaio, cip cip cip, pio pio pio, la bocchina, sì, a culo, pernacchietta bis, ha detto mamma, ipotesi cancellata, ha detto wa, geniale. Lei parla di imbarbarimento della società, di chi è la colpa? Magari della televisione anche? Sì, sicuramente. Voi avete la vostra responsabilità, no, voi non lo so, ma insomma la televisione in genere occupa una grossa parte della vita della gente, quindi è chiaro che ha le sue responsabilità. Nello spettacolo si tocca soprattutto questo bombardamento nel mercato, ecco, questa è una delle ragioni più in qualche modo indicate dello spettacolo, che naturalmente si rende necessario per la sopravvivenza del mercato, però in effetti ci annienta le coscienze, quindi in un certo senso è abbastanza demoniaco, infatti dice il demonio Dio, non so se ha sentito, sì. Da una parte è Dio perché in effetti ci porta un benessere, dall'altra parte è demoniaco perché in realtà ci porta a un certo istupidimento. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quello di coincidere totalmente con la popolarità. Uno ha successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, no, non perché è bravo, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo, no, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice complimenti, lei è il più schifoso. Il fatto che la Svizzera abbia già una donna come presidente mi sembra interessante, ma non solo perché è una donna, forse perché anche possiamo in qualche modo vedere se effettivamente le donne hanno un pensiero diverso, in qualche modo una capacità amministrativa diversa, perché tutto sommato la spesa l'hanno fatta loro, insomma, sempre da tanti anni, quindi forse sui soldi sono anche più concrete di noi. Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Porta romana bella, porta romana, è già passato un anno da quella sera.